Quando questi due magistrati erano uccisi, sono stata come una italiana, sentivo lo stesso dolore, anche la stessa di sentirsi paralizzata e non avere mezzi di reagire. Allora lui ha detto: noi abbiamo il cinema, vogliamo reagire col cinema, è l'unica cosa che possiamo fare noi. Ha detto: io scriverò la sceneggiatura, sei pronta di fare la regia, anche sapendo che forse il critico aveva un po' ragione, che sarebbe stato meglio di una italiana di farlo, ma poiché ho fatto Anni di Piombo, lui aveva fiducia in me che posso anche rendere una realtà italiana che può essere anche un film vero. Non sono costruito intellettualmente e per quello io lo testo, ma io ho bisogno di una persona che posso seguire, che posso capire, che posso emozionalmente seguire, e per quello lui si è deciso anche di raccontare la storia della parte della donna, della moglie. Come ho fatto anche in Anni di Piombo, sono state la sorella non terrorista con chi sono entrata nel film, perché non volevo fare un film d'azione, soprattutto dopo questo dolore che tutti hanno provato così profondamente. Non volevo, sarebbe stato come di prendere questa storia e di fare una cosa come all'americana, sarebbe stato molto... Sì, di me non, come si dice? Corretto. Non corretto, sì, è un po' presuntuoso, diciamo, di fare un film, no? E per quello di entrare nella storia con questa donna, con la paura della donna, che poi dopo la morte di lui diventa lei la coraggiosa, e quando lui ha detto, lei dice non più, non è perché non ha veramente più, ma non più vuol dire adesso comincio la strada di lui, no? Non ho paura, non più, e adesso, e questo è il suo accenno verso Montaldo, io ho già qualcosa in mente, che adesso vado io a fare la stessa strada per, di una parte, di... Il suo lavoro non era inutile, ma il lavoro del suo marito, ma anche come persona, come cittadina, come vivere in Italia, non si può vivere senza coraggio, perché si vuole molto coraggio. Sì, questo l'ho sentito così, e quando lui ha parlato con il film storico, questo è molto vero nel senso anche degli oggetti, no? Sì. Quando lei corre alla fine nella cabina, oggi non si potrebbe più fare così, e dà un'immagine bellissima, anche se è tragico, ma lei dentro e lui che viene da fuori, la spara, l'assassina, e lei va giù già come una bara di vetro. E c'è una immagine che lei sta così e la pioggia è da fuori, ma è come delle lacrime già, no? Verso di lei, che lui non piange, ma è la pioggia che piange per lei, e per questa morte, e che lei va giù, e per me un'immagine che oggi non sarebbe più possibile, no? Di fare. E poi anche come cominciamo con questa carrellata davanti le finestre chiuse che si ripete dopo, perché le loro devono stare sempre dentro nel buio, nel buio, che è una cosa terribile, penso, che non avere il permesso di aprire. E poi dopo la morte lei apre,
le finestre, può guardare fuori, può lasciare dentro la luce, e dopo un certo momento lei richiude tutto con una rabbia per dire anche si deve vivere nel buio, ma sta ancora con il marito, allora preferisco di stare nel buio con lui. Questo era il senso.